Radio Più Roma presenta Pillole di Musica e Liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. Il difficile rapporto che le giovani generazioni hanno con la liturgia è una delle urgenze che la pastorale, in modo particolare la pastorale liturgica, è chiamata ad affrontare. Lo ha espresso bene Papa Francesco nell'esortazione post-sinodale Christus Vivit. Per quanto riguarda gli ambiti del culto e della preghiera, dice Papa Francesco al numero 224, in diversi contesti i giovani cattolici chiedono proposte di preghiera e momenti sacramentali capaci di intercettare la loro vita quotidiana in una liturgia fresca, autentica e gioiosa. Ci si chiede se le giovani generazioni, caratterizzate dalla relazione con le moderne tecnologie della comunicazione e con quello che viene normalmente chiamato mondo virtuale, possono ancora accedere all'agire simbolico rituale, o se invece la cultura contemporanea nella quale sono immerse rappresenti un punto di non ritorno per la partecipazione liturgica. La musica costituisce un vero e proprio ambiente in cui i giovani sono costantemente immersi, come pure una cultura e un linguaggio capaci di suscitare emozioni e di plasmare l'identità. Dunque, il linguaggio musicale rappresenta anche una risorsa pastorale che interpella in particolare la liturgia e il suo rinnovamento. Che fare dunque? Quali passi compiere? Prendo a prestito tre verbi utilizzati da Papa Francesco in un altro documento, Amoris Laetitia, verbi che, se ben compresi, possono diventare i pilastri di un nuovo modello educativo per la pastorale, anche di quella liturgico-musicale per i giovani. Primo verbo, accompagnare i giovani. Compito di chi si occupa di musica per la liturgia è sempre quello di educare motivando. Accogliere vuol dire quindi avere rispetto dell'effettivo grado di maturazione ecclesiale, senza pretendere da tutti l'aderenza incondizionata, immediata e perfetta a un ideale celebrativo visto dall'interno. Tentazione spesso ricorrente in coloro che si occupano di liturgia e di musica per la liturgia. Ciò non significa far sì che i giovani trattino la celebrazione liturgica come fosse cosa di cui poter disporre a piacimento, ma tuttavia non ha neppure molto senso che vengano imposte dagli animatori visioni ideali, carenti di comprensione e di condivisioni. Si tratta di iniziare, guidare alla musica e al canto, educando. Secondo passo, discernere. È indubbio che il contesto culturale degli ultimi anni, come è noto, è profondamente mutato. Dovremmo quindi chiederci come adattare, o meglio, inculturare la liturgia oggi. Come renderla nuovamente vivibile nel contesto contemporaneo. Nel celebrare con i giovani è indubbio che ci vogliono delle attenzioni celebrative, nella gestione del tempo, del silenzio, nelle omelie, nella scelta dei canti, nella presa di parola. Anche colui che presiede dovrebbe almeno tener conto delle condizioni dell'assemblea, prestando attenzione alla corporeità, alla sfera della sensibilità e dell'emotività. In questo modo la liturgia sicuramente diverrebbe più coinvolgente. Dovremmo fuggire da liturgie anestetiche e anestetizzanti, anaffettive. Terzo passo, integrare. Non è attraverso la spiegazione che si formano i giovani alla liturgia, ma celebrando bene giorno dopo giorno. È necessario educare a celebrare bene anche attraverso la celebrazione stessa, ma senza strumentalizzare il rito in chiave pedagogica, senza dimenticare che l'Eucaristia è il punto di arrivo, non di partenza. Oggi, nell'educazione liturgica, abbiamo bisogno di trovare i valori scalari che portano dalla vita all'Eucaristia e dall'Eucaristia alla vita. Il cammino che si è aperto davanti a noi con la terza edizione in lingua italiana del Messale Romano rappresenta sicuramente un'occasione per dare slancio alla pastorale liturgica, per percorrere, ricercare strade nella nostra contemporaneità che possano nuovamente rendere la liturgia accessibile ai giovani e a tutti i fedeli e fonte della vera spiritualità cristiana.